Ciao bellini, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi, anche se sono abbastanza raffreddata e un po' come latina, ho deciso comunque di girarvi il video di questa settimana. E anche questa settimana vi mostrerò un po' di shopping in questo nuovo video haul. Ma prima di lasciarvi al video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre attivi con le notifiche e non perdervi nessun nuovo video. Il primo capo che vi mostro è questa maglietta che indosso, abbastanza corta, cioè che arriva fino all'ombelico ma ha maniche lunghe. Ha questo dettaglio bellissimo di queste gocce crop sulle spalle, contornate da questi volant che la rendono estremamente elegante e di buon gusto. È di Dress Input, un negozio che potete trovare alla Fontana di Cinisello, dentro il Gigante. Io acquisto spesso lì perché, come voi ben sapete ormai dai miei haul, lì ci lavora la mia amica Carlotta. Questa maglietta l'ho pagata solo 19,90 euro. Il secondo capo che vi mostro, sempre che ho acquistato da Dress Input, sono questi favolosi pantaloni che ho già utilizzato e che avete quindi già visto sulla mia pagina Instagram. Se non mi seguite, qua sotto trovate il link per farlo subito. E so che vi sono piaciuti tantissimo, anche a me piacciono davvero tanto, li sto utilizzando per tantissimi outfit. Come vedete sono belli a vita alta e finiscono a pochi centimetri dalla caviglia. Questo valorizza notevolmente la lunghezza della gamba e aiuta tantissimo ad aumentare otticamente quello che è la lunghezza delle gambe. Inoltre questo tessuto è veramente il tessuto più di tendenza di quest'anno, ormai l'ho visto su tutto, cappotti, giacche, chi ne più ne ha più ne metta. Quindi mi sono presa questi pantaloni che so vi sono piaciuti, quindi. Altro capo che anche questo ho già postato sulla pagina Instagram e che vi è piaciuto tantissimo è questo abito leopardato, sempre di Dress Input, che ho pagato sempre 19 euro e qualcosa, ed è davvero stupendo. Lungo fino ai piedi, con questo scollo a V e le maniche morbide, nel senso che ha una manica lunga ma non aderente, rimane bella morbida e drappeggiata sul braccio. Questo permette di camuffare anche bracci più grossini, quindi nel caso in cui qualcuno di voi avesse il braccio tendenzialmente un po' grossino, ricordatevi che una bella manica ampia e gonfia può nascondere questo piccolo difetto. In questi giorni sono anche andata con Brisen e la Marta, come avete visto nel blog precedente, ad Arese, e vi mostro cosa ho acquistato. Come prima cosa, rimanendo sul tema abbigliamento, sono passata da Primark e ho acquistato, lo so, non mi prendete pazza, come vi mostro nella foto qui accanto. Ne ho davvero di tutti i colori di queste scarpe, ma sono la scarpa più comoda per il mio piede. Vestono in modo veramente guantino, soprattutto per chi è alta come me. Sono davvero una manna dal cielo, perché come posso mostrarvi da qui, il tacco è realmente molto basso, saranno 7 cm, e non avendo un minimo di plateau tende a slanciare la gamba ma non slanciare estremamente la figura. Questo ci permette di non sembrare dei poveri troll con delle cose raffinate ai piedi. In questo giro li ho comprate in questo color nude perché lo trovo veramente carino, le ho già utilizzate. Anche in nero, se non le ho mai utilizzate ancora, però considerando che avevo già quelle in bordeaux e quelle in blu, sono veramente, veramente, veramente sicura che anche loro non mi deluderanno. Le ho provate ovviamente nel negozio, sono la mia taglia, e sono di una comodità allucinante. Io le ho usate giovedì scorso e siamo state dalle 6 di sera alle 11:30, mezzanotte, in giro per Milano. Quindi ho camminato in giro per Milano tranquillamente col tacco, perché sono comodissime e costano solo 11 euro, ecco perché ne ho 4 paia. La bellezza di 4 paia costano come un paio di scarpe forse indecenti normali, 44 euro per 4 paia di scarpe, sono un affarone ragazzi, quindi ecco perché ho scelto di prenderli. Altra cosa che vi mostro che ho acquistato da Primark sono questi bellissimi orecchini in nappe che mi avete già visto nella colorazione blu. Li ho scelti di prendere anche in questa colorazione nude perché sono davvero bellissimi, costano solo 4 euro. Anche, vabbè, l'ho già detto nel video dei trend dell'autunno, le nappe saranno di gran voga e anche i maxi orecchini, quindi perché non comprarmene un po', visto che suggerisco alle persone di averli e io non li ho? Cambiando il tema degli acquisti, per quanto riguarda gli acquisti make-up, sono passata da Sephora e ho voluto prendere un paio di cose che mi ripromettevo di provare da un po' di tempo. La prima cosa che vi mostro è questa, che è la Cipria Born This Way di Too Faced. Io ho preso il formato travel perché volevo provarla e vi assicuro che comprerò di certo la full size perché è fantastica, mi ci trovo davvero benissimo. Veramente mi lascia la pelle perfettamente settata e mi pialla come se fossi un muratore con lo stucco cemento, quindi wow, lei la amiamo. Altro prodotto che ho comprato da Sephora che anche lui volevo provare è della collezione di Sephora
il correttore. Allora, è modulabile, anche se si ripromette naturale, dal finish naturale, che in realtà copre come se fosse veramente cemento. Io lo amo, mi sono innamorata totalmente, perché in effetti me l'avevano detto: guarda che c'è scritto coprenza naturale, ma in realtà è molto modulabile, lo stratifichi quanto vuoi e non ti va a fare macchie. È veramente stupendo, lo trovo veramente un prodotto fantastico. Costa 19,90€, ragazze, pochissimo, ragazzi, pochissimo. Cioè, ne vale davvero la pena, anche perché ce ne sono dentro, mi sembra, i canonici 3.4 ml, quindi cioè non è neanche un correttorino piccolo che dici, sai, costa 20€ ma c'è poco prodotto. Cioè, il quantitativo giusto e il prezzo è giustissimo per qualità rapporto prezzo. Consigliato, consigliato, consigliato. Grazie Sephora per queste fantastiche cosine a poco prezzo. Sono passata sempre da Arese, da NYX, da NYX, e ho riacquistato la mia classica matita sopracciglia che acquisto tutte le volte, è nella tonalità top, ve la consiglio. Secondo me siete delle brocche che non sapete disegnarvi le sopracciglia, lei è comodissima perché ha una punta veramente sottile, ha una scrivenza modulabile, cioè nel senso che se tenete il tratto leggero scriverà davvero in modo leggero e non farete danni, cosa che io so fare ovunque, e ha veramente una mina talmente tanto sottile che mi permette anche di andare a creare nella zona iniziale quelli che sono i fake peletti da disegnare. La amo. Grazie, sono 10 anni che la uso ormai. No, 10 no, però 4 tutti. Sotto consiglio di Breezen invece ho scelto di acquistare il set spray. Questo è Dewy Finish, quindi mi dà un effetto luminoso al viso, cosa che per me con la pelle secca è perfetto, perché almeno mi evito di ulteriormente andare ad aggiungere prodotti mattificanti, visto che ormai in commercio ogni prodotto è matte. I prodotti veramente per pelli secche sono rimasti davvero pochi, quindi questo è utilissimo perché ormai è una settimana circa che lo sto utilizzando e va a settare il make up ma non mi secca, mi dà un effetto molto idratato alla pelle. Mi sono arrivati anche questi due prodotti di Mor, è un'azienda australiana, infatti questi prodotti mi sono stati regalati. Questa crema a mani e corpo è buonissima, oltre al fatto che il profumo di marshmallow è la cosa più buona al mondo, idrata tantissimo, ha veramente al suo interno dei prodotti naturali. Non capisco come abbiano fatto dargli la profumazione di marshmallow, anche se è un prodotto 100% naturale. Stessa cosa hanno rifatto in questo validissimo lip balm, che è al si chiama Lip Macaron ed è al gusto apples, e lo sa davvero di mela, sa davvero tantissimo di mela. Poi in questi giorni io onestamente ne sto abbondando, il fatto che il fazzoletto è sempre attaccato, metterne un goccino ogni tanto fa nient'altro che bene, sia sulle labbra che intorno al naso, per evitare le screpolature. Girls and boy, io ho finito di mostrarvi tutto quello che devo mostrarvi, quindi io vi direi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Vi incito a lasciarmi un pollicino in su solo perché sono cadaverica e sono riuscita comunque a registrare e a finire questo haul. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao bellini!